Ciao a tutti, provo con questo esperimento di questa diretta dal treno. Tengo il cellulare vicino perché naturalmente c'è molto rumore di fondo, quindi scusate ma dovrete sorbirvi la mia faccia da vicinissimo e sperando che ci sia anche un po' di campo sufficiente per trasmettere questa diretta. E la faccio perché da domani mattina ovviamente reinizio, o meglio, avevo già iniziato questo giovedì a lavorare in Senato, però da domani ho molti incontri, ho molti appuntamenti con imprese, con associazioni, eccetera, quindi lo faccio adesso, era parecchie settimane che volevo dirvi questo po' di cose che vi ho messo nella scaletta e quindi, come si dice in questi casi, senza indugio inizio subito. Allora, prima c'è un tris di notizie che riguardano l'acqua. Allora, ancora un paio di mesi fa il Ministero aveva diramato una nota ufficiale dicendo: attenzione, se avete comprato acqua San Benedetto, fonte primavera, nel formato da mezzo litro, imbottigliata presso un determinato stabilimento con data di scadenza 16 novembre, non consumatela, riportatela al negozio che verrete rimborsati. Questo perché quel determinato lotto, attenzione, solo ed esclusivamente quel determinato lotto, magari datemi un feedback se l'audio è sufficiente, dicevo, solo quel determinato lotto è contaminato da xilene, trimetilbenzene, tuolene e etilbenzene. Ora, senza fare allarmismo, però quel determinato lotto era inquinato. Questo mi dà modo per ribadire per l'ennesima volta il suggerimento che viene dato da tantissime associazioni di consumatori: nella generalità dei casi in Italia l'acqua di acquedotto è sicura, controllata, potabile. Sicuramente estremamente controllata. Ho fatto diversi video negli anni passati facendo vedere i test delle principali associazioni di consumatori in Italia. Ripeto, generalmente, non sto dicendo che non esistono casi in cui l'acqua non è potabile in alcuni determinati acquedotti, e sicuramente la popolazione ne ha conoscenza, anzi, sicuramente sono chiusi quegli acquedotti. Nella generalità dei casi l'acqua di acquedotto è molto controllata e decisamente potabile. Detto questo, ribadisco il fatto che l'acqua in bottiglia rimane ferma per diversi giorni, perde una serie di caratteristiche organolettiche e quando viene trasportata su camion d'estate raggiunge temperature, la plastica che contiene l'acqua raggiunge temperature tali per cui non è da escludere una leggera contaminazione, tanto è vero che la notizia precedente è proprio questa. Poi vi girerò il link. Purtroppo, oramai, nelle acque in bottiglia c'è quasi sempre plastica. Abbiamo raggiunto un livello di inquinamento tale che nelle acque in bottiglia c'è quasi sempre plastica in microparticelle. Spesso non visibile a occhio umano, ma qualche volta mettendola contro luce visibile anche a occhio umano, e purtroppo ci sono. E questo per ribadire quanto sia necessaria l'opera di bonifica da una parte, ma soprattutto diminuzione della produzione di plastica. Ho fatto già diversi video a proposito, ne produciamo troppa e soprattutto siamo in un andamento esponenziale, quindi ne produciamo sempre di più. Vi ho già detto che la nuova direttiva imballaggi prevede un dimezzamento degli imballaggi in plastica da qui al 2030, verranno vietate le plastiche monouso per le posate, per altre cose, bisogna fare moltissimo, siamo al punto in cui, ribadisco, non noi, ma istituti e centri di ricerca hanno scoperto che c'è microplastica in quasi tutte le bottiglie appunto di acqua. Quindi attenzione, no, non sottovalutiamo assolutamente la situazione, dobbiamo tutti impegnarci su questo. Il ministro Costa naturalmente l'ha fatto e lo sta facendo e dobbiamo farlo tutti come cittadini, ribadendo l'invito a consumare meno bottiglia, a consumare meno acqua in bottiglia, a consumarne più di acquedotto, perché ribadisco, da anni le associazioni di consumatori ribadiscono che l'acqua di acquedotto quasi in tutta Italia è assolutamente sicura.
Quello che invece vale a livello di acqua in bottiglia sono proprio le bottiglie di PET. Le bottiglie di PET valgono soldi e ce ne accorgeremo a breve, perché rientreranno in funzione quel sistema che una volta si aveva con le bottiglie in vetro, cioè il vuoto a rendere. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni, su tutta una serie di supermercati, centri commerciali eccetera, verranno messe le macchinette come adesso per esempio sono in Germania, per cui ogni bottiglia di plastica che io butto dentro la macchinetta vi verrà dato un buono sconto o qualche centesimo. Se mi date anche un feedback scritto che si sente decentemente l'audio, sarei felice di sapere che non sto parlando solo alla mia immagine. E detto questo trittico sulle bottiglie in plastica, e saluto anche Sara Paglini, ciao Sara, che mi guarda, molto carina, grazie Sara. E Sara Paglini, nostra senatrice della scorsa legislatura, e per passare alla notizia successiva, che anche in questo caso è un'ulteriore conferma. Il fondo di investimento norvegese, uno dei più grandi al mondo, ribadisce il proprio impegno per uscire dalle produzioni inquinanti. Il fondo norvegese, che si chiama MBIM, ma non importa come si chiama, è un grandissimo fondo da 800 miliardi, anzi 1000 miliardi di dollari, e ribadisco 1000 miliardi di dollari, non 1000 milioni, 1000 miliardi, ha deciso di uscire, di disinvestire, partendo subito dalle 5 aziende globali che emettono più gas effetto serra. Quindi ha detto basta, io non investirò più in queste aziende perché voglio investire su aziende più pulite. Questa è fortunatamente l'ennesima notizia di un ennesimo fondo di investimento, oltre a una serie di banche che almeno a parole dicono non vogliamo più investire su progetti che inquinano. Benissimo, molto bene, però io ribadisco, come faccio da 17 anni, che tutti voi cittadini potete già decidere di non investire più inconsapevolmente su progetti inquinanti. Dico inconsapevolmente perché se voi avete dato alla vostra banca il mandato per dei fondi di investimento, magari non li scegliete voi questi fondi di investimento, magari la banca quasi sempre acquista fondi di investimento che nel loro portafoglio hanno aziende estremamente inquinanti. Lo ribadisco per l'ennesima volta, ognuno di voi come libero cittadino può scegliere i propri risparmi di metterli su fondi di investimento cosiddetti etici, quindi non investono assolutamente su aziende inquinanti. Lo ribadisco, non investono assolutamente su aziende inquinanti. Quindi voi sapete che i vostri soldi vi rendono bene, perché sono fondi di investimento che rendono bene e i dati sono tutti pubblici e non inquinano assolutamente. Quindi, oltre a questo, se volete cercarvi le mie puntate sul crowdfunding, potete scegliere voi direttamente l'azienda. Se avete qualche risparmio e volete scegliere direttamente su quale azienda investire, moltissime aziende mettono i propri progetti futuri sulle piattaforme di crowdfunding e voi potete scegliere di investire. Saluto anche Maurizio, ciao Maurizio Buccarella, ancora senatore 5 Stelle, assolutamente. Potete scegliere appunto col crowdfunding di investire direttamente sul progetto che più vi piace. Diventate un piccolissimo investitore senza le rogne di essere imprenditore, quindi non dovete fare nessun tipo di dichiarazione di redditi particolare, non dovete tenere contabilità, niente di niente. È come se acquistaste qualche azione in borsa. Ci sono queste piattaforme di crowdfunding, ribadisco, trovate un mio video apposito su questo che vi spiega, e soprattutto vi do una piattaforma garantita, guarda caso, perché la scelta banca etica, e quindi siamo assolutamente sicuri che è seria, affidabile, e quello che dice è assolutamente pesato. E quindi potete proprio investire su un progetto che vi piace, il nuovo pannello fotovoltaico, la nuova pompa di calore, un nuovo progetto sulle energie verdi, sulle alghe. Ho visto un bellissimo progetto di serre acquatiche autonome, sufficienti, idroponiche, lo posterò a breve, andrò a vedere anche il progetto.
progetto stesso, ma diciamo potete proprio da soggetti passivi che si affidano alle banche e non sanno le banche poi come gestiscono i soldi, e ci siamo accorti di come le banche gestiscono i soldi, potete invece diventare voi attivi, o scegliendo semplicemente un fondo di investimento etico e non vi preoccupate più, fanno tutto loro, però senza investire sul petrolio, sul carbone, sull'uranio, cioè voglio dire l'energia nucleare. Attenzione che al mondo il 40% dell'energia viene ancora dal carbone. Attenzione, che al mondo il 40% dell'energia viene ancora dal carbone. Tra l'altro una delle aziende più inquinanti al mondo è proprio la Gazprom. La Gazprom russa, del nostro amico Vladimir. Ciao Vladimir. Non mi cannoneggiare per questo, ma è un dato di fatto che la Gazprom è una delle aziende che emette più anidride carbonica al mondo. Pensate che ne emette 20 volte più di Enel. Enel la conosciamo tutti, sappiamo che anche purtroppo anche Enel, per quanto si stia impegnando, diamo a Cesare quel che è di Cesare, Enel si sta impegnando moltissimo per le rinnovabili, però ancora molta parte della sua energia la fa a carbone, sta chiudendo le centrali, noi spingeremo perché le chiuda il più velocemente possibile. Pensate che Gazprom, pur trattando metano, emette 20 volte più anidride carbonica di Enel, così come per esempio anche Coal India, che è l'azienda statale del carbone indiano. Quindi ribadisco, le banche, i fondi di investimento stanno facendo tutta una serie di promesse dicendo che non investiranno più in tecnologie inquinanti, in progetti inquinanti, e ci fa piacere. Sono promesse, in alcuni casi le stanno mantenendo, in altri stanno ritardando. Lo stesso fondo norvegese ha detto che usciva dal petrolio, però deve ancora farlo. Tra l'altro, se avete modo, vi metterò il link. Andate sul sito di questo grandissimo fondo norvegese che si chiama nbim.no, quindi Napoli, Bologna, Imola, Milano.NapoliOtranto. Ripeto, Napoli, Bologna, Imola, Milano.NapoliOtranto. Poi vi metto il link e vedrete sulla home page una cifra che varia rapidissimamente, continuamente. Questa cifra è il valore del fondo. E voi vedrete che in pochi minuti questa cifra va su e giù di decine di milioni di euro, centinaia di milioni di euro. Questa cifra va su e giù in maniera parossistica, senza diciamo una grande logica, perché è il valore del fondo. Valore del fondo che è ancora legato a questa finanza speculativa, fatta di queste scommesse che ne vengono fatte centinaia di milioni al secondo, e non hanno niente a che fare con la realtà, con l'economia vera. Ribadisco, se mi date un feedback che l'audio è decente, perché vorrei essere sicuro che si sente qualche cosa, perché ovviamente il rumore qui dal treno è molto ampio, ma ribadisco, domani inizio a lavorare con molti appuntamenti. Altra notizia interessante è quella della Cina. La Cina ha un controllo sui propri cittadini estremo, perché grazie al monitoraggio dei pagamenti sta proprio stilando delle reputazioni che poi valgono nella vita reale. Cosa vuol dire? Se io non pago un acquisto online, se io pago in ritardo la bolletta telefonica, pago in ritardo l'elettricità, eccetera, tutte le transazioni vengono registrate e la reputazione del cittadino va su e giù di conseguenza, e quindi anche l'accesso al credito, le facilitazioni burocratiche e tutto il resto vengono tutte registrate. Quindi il Grande Fratello esiste già in Cina, e per utilizzarlo vengono registrate appunto tutte i pagamenti elettronici, perché ormai si paga quasi tutto con PayPal, con Bancomat, con carta di credito. Attenzione, perché il nuovo accordo tra Google e Amazon configura un qualcosa di estremamente simile. Google e Amazon hanno fatto l'accordo per cui Google potrà vedere tutte le transazioni, tutti i pagamenti fatti e avere idea della nostra affidabilità appunto economica. L'ultima notizia che volevo darvi
Ah no, scusate, scusate, ho saltato Cribbio. Per fortuna che mi sono fatto la scaletta precisa. Ho saltato una notizia invece che va nel segno opposto, nel senso che tutti quanti conoscete Facebook. Adesso vi sto parlando proprio su Facebook. E vi ricordate dello scandalo Cambridge Analytics di qualche mese fa, in cui tutta una serie di dati sono stati trafugati a Facebook da questa società, appunto la Cambridge Analytics, che li utilizzava per farne i suoi comodi. Bene, una nota associazione di consumatori italiana, sta iniziando la class action contro Facebook. Chiedendo 200 euro per ciascun utente registrato. Ciascuno di voi, se vuole, può iscriversi gratuitamente a questa class action che verrà portata avanti, ribadisco, da una nota associazione di consumatori. Il nome l'ho fatto tante volte, non voglio fare ulteriore pubblicità, basta che scriviate su Google class action contro Facebook e troverete appunto questa associazione di consumatori che appunto chiederà 200 euro che poi verranno dati a ciascuna persona a cui si è iscritto, ovviamente nel caso si dovesse vincere, di danni per il fatto che Facebook non ha vigilato con attenzione e ha passato tutta la nostra serie di dati privati appunto a una società che non ne aveva diritto ad averli. Quindi è l'ennesima dimostrazione che i nostri dati valgono. Già 2 anni fa vi avevo fatto il riassunto di un libro su internet che calcolava in 20.000 euro il valore medio di ciascun profilo Facebook. Cioè ciascun profilo di ciascuno di noi mediamente ha un valore economico di circa 20.000 euro per le informazioni che contiene e che man mano noi immettiamo postando e condividendo una serie di cose della nostra vita. E ribadisco, a seguito dello scandalo, questa associazione di consumatori, così come ha fatto la class action contro il Dieselgate, quindi contro Volkswagen, per i dati falsi nei test delle automobili, farà questa class action anche contro Facebook. L'ultima notizia che volevo darvi invece è positiva, perché a livello europeo le dogane dei 27 paesi europei hanno siglato un accordo con cui si scambieranno automaticamente le informazioni in maniera che ci sia maggior controllo delle merci. Perché? Perché in questo momento è un bel disastro. È un bel disastro perché un giocattolo su 3 non è a norma. Un giocattolo su 3 di quelli che arrivano da fuori Europa non è a norma. Non è a norma più dei metà dei dispositivi elettronici. Più dei metà dei dispositivi elettronici che arrivano dall'estero non è a norma. E la metà dei prodotti da costruzione e il 40% dei dispositivi di produzione individuale non è a norma. Quindi in questo momento stiamo pagando moltissimo il fatto che le dogane non sono sufficientemente connesse tra di loro e si scambiano i dati in maniera automatica. Adesso l'Unione Europea ha chiuso un accordo proprio per uno scambio automatico delle informazioni e questo mi dà modo di dirvi, e con questo vi lascio, anche perché tra poco arriviamo in zona gallerie, che è molto importante valutare bene gli acquisti che facciamo. Molto meglio magari spendere qualche soldino in più, ma essere assolutamente sicuri di quello che acquistiamo. Per questo vi rimando alla sezione consumo critico del mio blog Tracce, adesso vi lascio l'indirizzo, dove vi ho messo alcuni consigli per le banche etiche, per le assicurazioni auto etiche, per il commercio ecosolidale, per i gruppi di acquisto, per l'elettronica tipo gli smartphone etici, per i distributori automatici di snack e merendine e bibite che sono in ogni azienda, anche quelli possono essere etici, tutta una serie di consumi, insomma, per tutta una serie di consigli per consumare in maniera più consapevole, più etica. E io vi ringrazio per chi mi è stato a seguire, naturalmente se lo ritenete interessante condividete. Faccio questi video dal mio profilo personale perché li ritengo, diciamo così, più personali.
Da domani reinizio naturalmente l'attività, iniziamo tutti con l'attività ufficiale e vi farò subito invece un punto su quelle che sono le prossime misure ufficiali, appunto a livello di parlamentare, che come Commissione Industria porteremo avanti naturalmente in accordo con quello che è l'attività di governo, con quello che sta facendo Luigi, con il quale ci troviamo assolutamente d'accordo, e lo stesso Toninelli, che pubblicamente, gliel'ho scritto privatamente, ma lo ringrazio anche pubblicamente per quel bellissimo video che ha fatto e soprattutto per l'attività che ha fatto rendendo pubbliche i documenti di Autostrade Italiane, degli accordi con Autostrade Italiane, anche se dagli studi legali arrivano le diffide a pubblicare. Io ho studiato legge, ma sapete, sono laureato in legge e capisco bene quanto sia difficile, magari per una persona che non è magari laureata in legge, resistere a queste pressioni, vedendo queste lettere di studi legali magari molto grandi, molto quotati, diffidare perché potrebbero esserci danni. Ha detto benissimo Danilo, noi rispondiamo ai cittadini e l'interesse che ci interessa salvaguardare è quello dei cittadini, per cui questi documenti ufficiali di accordo tra lo Stato italiano e autostrade e i concessionari, scusate, i concessionari che hanno le concessioni delle autostrade, andavano assolutamente pubblicati. Quindi bravissimo Danilo Toninelli, nostro ministro, assolutamente complimenti, e avanti così, andiamo avanti sempre con la massima trasparenza. Grazie a tutti, grazie anche a Rosario che mi sta guardando, Rosario Trafiletti, che è stato per molti anni presidente di una delle principali associazioni dei consumatori. Sprono sia lui sia tutte le associazioni dei consumatori a continuare nella difesa appunto dei diritti dei consumatori. Io vi ho detto moltissime volte, associatevi alle associazioni per consumatori, ce ne sono per tutti i gusti e vi possono aiutare moltissimo nella difesa dei diritti, con le banche, con le compagnie telefoniche, elettriche, gas. È ripartito il gruppo di acquisto su elettricità e gas, anche in questo caso abbiamo un'associazione di consumatori che fa molti gruppi di acquisto, per cui potete aderire a questo gruppo di acquisto anche senza essere soci. Diciamo che ogni associazione di consumatori fa ottime cose, quindi avete ampia scelta a quale volete appoggiare, quale volete associarvi, e quindi sono tutte molto brave, molto preparate, la scelta rimane assolutamente vostra. Se questi video vi sembrano interessanti, condivideteli. Buona serata, spero che abbiate passato un buon weekend. Io ovviamente sto rientrando a Roma in maniera da partire subito domani mattina. Grazie a tutti e buona serata ancora.